Era l'estate del 2019 quando nasceva questo progetto che si chiama The Soldiers of Love. L'idea di uno spettacolo musicale dal vivo in tributo a Sade trova ispirazione da uno dei suoi brani più conosciuti, che è No Ordinary Love. La scintilla è scattata evidentemente in ognuno di noi perché eravamo in cerca dell'ispirazione giusta per investirci in qualcosa di importante. Ed è grazie a quella canzone che abbiamo cominciato a sognare qualcosa di non ordinario, o per meglio dire di straordinario, come facciamo tutti quando pensiamo a qualcosa di speciale. Sade è per noi la battaglia nella sua dimensione più pulita. Per citare un passaggio di una sua canzone è The Quiet Storm, la tempesta tranquilla. Interpretare Sade significa regalare al pubblico tutto il bagaglio di emozioni che si provano cantando e suonando il suo repertorio. Significa anche prendere parte a quella lotta fiera ed elegante che vede ovviamente tra i suoi protagonisti l'amore. Noi sappiamo benissimo qual è il nostro posto. I teatri sono le location che preferiamo, perché il nostro spettatore tipo ama starsene seduto comodamente sui seggiolini e gustarsi le canzoni di Sade. Ma anche perché l'acustica ottimizzata delle sale e gli impianti audioluci permettono di conferire allo show quell'elemento di spettacolarità e di multimedialità che sono strettamente necessari per il coinvolgimento emozionale del pubblico. Come tribute band cerchiamo di rendere il sound finale più simile possibile all'originale, ma non senza far confluire le esperienze di ciascuno, che contribuiscono di fatto a regalare un colore tutto nostro al progetto. Stiamo parlando di un artista che ha venduto quasi 80 milioni di dischi in tutto il mondo e di brani che chiunque ha ascoltato almeno una volta nella vita. Sade esprime l'eleganza non assoggettata né alle mode né ai tempi. Ha la grazia di esprimere ciò che è e ciò che pensa, con toni tanto pacati quanto intensi. Forse l'adoriamo anche per questo. Totalmente anticonvenzionale, mai schiava del successo, per niente graffiata dal tempo. E quando ha deciso di andare in studio a registrare è perché aveva veramente qualcosa da dire. C'è un bel mood sul palco durante le quasi due ore di performance live, perché si respira quell'atmosfera elegante propria di questo genere. È un bel mix tra pop, soul, jazz, che contribuisce ad alternare le canzoni più ritmate alle ballad più struggenti. Ma siamo riusciti anche ad andare oltre a questo, perché stiamo allestendo un musical sulla vita di Sade, che ne racconti le gesta non solo dal punto di vista prettamente musicale, ma che porti in scena anche i momenti salienti della sua vita personale.